Filetton, come ricordi Daniele, è un claim che abbiamo lanciato già da un paio d'anni e che associamo al nostro marchio Panaria per ricordare la vocazione fortemente residenziale che da sempre contraddistingue questo marchio storico della ceramica italiana. Con questo vogliamo dire che principalmente i nostri prodotti hanno una vocazione per l'impiego nelle case di tutti i giorni e quindi in ambito residenziale, ma non solo. In questa eccellente rassegna americana i clienti possono apprezzare prodotti che in realtà vengono applicati con successo anche in contesti commerciali o di qualsivoglia natura. Tanti temi che ci accomunano ad altri player di riferimento in questo mercato e comunque sullo scenario globale, senza ombra di dubbio il 2 cm che hai ricordato. Ormai un tema che ha successo qui in America in modo diffuso, ma i grandi formati, tutto quel travaso di gusto e di know-how che da qualche anno è iniziato dal vecchio continente in America prosegue e quindi non trovi più dei prodotti squisitamente di gusto americano con una forte connotazione grafica, estetica o cromatica, ma c'è una contaminazione che rende più trasversali quei prodotti che lanciamo nel vecchio continente per poi trovarvi un respiro su 80 più paesi in tutto il mondo. È un impiego alternativo, è un argomento che da un numero crescente di soggetti viene capito, apprezzato e dunque ci aspettiamo anche da questo punto di vista che i volumi crescano con una diffusione via via incrementale. Un 2018 nel quale sul mercato americano pesa soprattutto la concorrenza spagnola. È bello che ci sia questa concorrenza, Daniele, lasciami rispondere così perché se non ci fosse concorrenza vorrebbe dire che qualche cosa nel mercato non sta funzionando, adesso, senza ricorrere ai libri di scuola, però è una concorrenza comunque sana, mi permetto di dire, perché c'è un gap qualitativo sui prodotti storicamente tra le ceramiche italiane e quelle spagnole e questo però ci tiene più, alza il nostro livello di attenzione, lasciami usare questa espressione, vuol dire che non ci dobbiamo guardare le spalle soltanto tra noi italiani o noi italiani che sono venuti a produrre anche qua nel grande continente americano, ma dobbiamo guardare e trarre anche degli insegnamenti, degli spunti di miglioramento da alcuni concorrenti spagnoli senza ombra di dubbio di primo piano. È un mercato che nel 2017 ha segnato, possiamo dire, un ottimo riscontro. È un 2018 che è partito con degli andamenti altalenanti nei diversi mesi, ma ti posso dire con grande orgoglio che aprile è stato un mese molto buono e maggio lo è ancora di più.